Siamo a 5 giorni dal Natale, ma pronti più che mai ancora una volta per parlare con il nostro preparatore atletico di fiducia, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato a te, ascoltatori, buongiorno. Puntata ovviamente dedicata alle festività, perché oggi diamo i consigli superflui per le feste, Pier. Esattamente, oggi noi andiamo un po' in controtendenza rispetto a quello che fanno tutti quanti gli altri, perché accendendo la TV in questi giorni ci sono tutta quanta una serie di esperti che per 2-3 minuti l'anno ci ricordano come in questo periodo magari mangiamo un po' troppo e quindi come cercare di compensare questo tipo di eccessi. Ci suggeriranno di stare un po' attenti, di non fare il bis, e nei giorni successivi a quelli proprio canonici, come può essere Natale, come può essere Capodanno, magari di rispettare un piccolo, se non digiuno, una piccola riduzione calorica. Ecco, questo tipo di consigli mi ricordano tanto quelli che ci danno in estate, no? Quando comincia a far caldo e ci sono gli esperti in TV che ci dicono cosa? Di bere tanto, di non uscire nelle ore più calde, di stare all'ombra. Infatti mi chiedo sempre come abbiamo fatto ad arrivare al giorno d'oggi, passando per un periodo in cui le TV non c'erano e quindi magari le persone si dimenticavano di bere oppure si mettevano sotto al sole in maniera deliberata nelle ore più calde, no? Quindi scherzi a parte, quando ci danno questo tipo di suggerimenti mi sembrano sempre un po' superflui, probabilmente lo sono, e sono superflui anche perché segnalano un paradosso, nel senso che le persone che comunque non sono attente a ciò che mangiano e sono persone sedentarie, non è che perché un esperto in TV per 3 minuti l'anno ci dice di mangiare un po' di meno, ora si allarmeranno, e proprio nei giorni festivi, quelli in cui magari uno anche quando non vuole è portato a mangiare un po' di più, allora loro diventeranno automaticamente parchi, e questo non accadrà. Così come invece i nostri amici che sono già sportivi, che già seguono tutto quanto l'anno un certo tipo di atteggiamento, avranno una maggiore propensione a stare attenti anche in questo tipo di giorni, anche durante le giornate di festa dove normalmente si mangia un po' di più. Quindi chi non ne ha bisogno paradossalmente sarà più attento, gli altri invece se ne fregheranno. Ecco perché dico i consigli superflui. Sono superflui perché noi non cambiamo il nostro corpo attraverso delle piccole cose fatte 2 giorni l'anno, né sconvolgiamo, quindi né creiamo una situazione preoccupante proprio perché magari per 2-3 giorni l'anno ci lasciamo andare. È molto più importante cambiare il proprio stile di vita, quindi adeguiamoci ad uno stile di vita che sia più corretto e più salubre, senza preoccuparci troppo di 2-3 giorni di festa nei quali, ripeto, è normale rilassarsi, è normale mangiare un po' di più. Piuttosto che preoccuparci di questo, piuttosto che cominciare a pensare già a quelli che sono i buoni propositi, poi magari ne parleremo martedì prossimo, facciamo qualcosa di concreto, perché non occorre aspettare il primo lunedì del nuovo anno per cambiare la propria vita, possiamo cominciare a farlo fin da subito. Magari iscrivendoci in palestra anche in questo periodo dell'anno. Anzi, il mio suggerimento sarebbe di iscriversi in palestra per coloro i quali già evidentemente non frequentano, e di pagare un abbonamento annuale tutto quanto in una volta, perché in questo modo la leva economica talvolta ci spinge poi a trasformare quelli che sono i buoni propositi in qualcosa di concreto. Viceversa continueremo a rimandare di lunedì e lunedì, di lunedì anno in anno, e saremo sempre pronti qui ad ascoltare vero. I consigli inutili di qualche esperto. Assolutamente vero. Grazie a Pier, buon Natale. Buon Natale.